Al sesto congresso su nutraceutica e occhio, patrocinato dalla Sapienza Università di Roma e dalla Società Italiana Nutraceutica, si incontrano specialisti ed esperti per discutere e confrontarsi sulle tematiche che riguardano le patologie oftalmologiche, con particolare riferimento alla nutrizione e all'integrazione con nutraceutici. Al congresso particolare attenzione sul microbioma, che era nota per implicazioni in numerosi organi e oggi sappiamo popolare anche l'occhio umano. Il microbioma è la popolazione dei microbi che sono all'interno del nostro organismo. Il microbioma più conosciuto è quello ovviamente intestinale, le cui ripercussioni non si limitano all'assorbimento dei cibi, eccetera, ma entrano in gioco in moltissime situazioni di regolazione dei sistemi biologici a livello di vari organi e quindi anche a livello oculare. Cioè, si è visto che alterazioni del microbioma intestinale si riflettono anche a livello di alterazione oculare. Il cosiddetto asse intestino-cervello, che è stato più volte chiamato in causa, possiamo per così dire anche estenderlo asse intestino-occhio, cioè alterazioni a livello di microbioma intestinale, e quindi uno stato per esempio di colon irritabile, di intestino irritabile, spesso sono associati anche ad alterazioni sulla superficie oculare, quindi situazioni in cui c'è una irritabilità anche a livello oculare, alterazione della superficie oculare stessa. Il microbioma oculare è un altro capitolo, cioè il nostro occhio, così come la nostra pelle, eccetera, ha una serie di germi di microbi, chiamiamoli così, che sono proprio all'interno della superficie oculare, rivestono praticamente, convivono con noi stessi, convivono col nostro occhio, e la cui alterazione può comportare delle alterazioni a livello di stabilità di film lacrimale, di alterazione delle lacrime. Il discorso glaucoma è un discorso più ampio. Il glaucoma è una patologia neurodegenerativa, oggi viene definito l'Alzheimer dell'occhio perché ha una serie di meccanismi molto simili all'Alzheimer, quindi un innesco di morte cellulare del tutto analoga a quella che avviene nel nostro cervello quando si instaura una demenza legata all'Alzheimer, e in cui i processi infiammatori e di ossidazione giocano un ruolo importante. Per, come dire, prevenire, combattere o quantomeno ritardare l'evoluzione di questa malattia, noi possiamo sicuramente agire su questi meccanismi. Fino ad oggi la cura del glaucoma è stata essenzialmente mirata all'abbassamento della pressione oculare. Oggi si cerca di ampliare questo tipo di terapia, quindi non solo abbassare la pressione oculare, che è sicuramente la terapia, come dire, d'elezione, ma cercare anche di contrastare quei meccanismi di infiammazione e ossidoriduzione, e alcune sostanze possono risultare particolarmente utili. Ecco, negli ultimi tempi c'è stata l'esplosione dell'integrazione con i nutraceutici. Per quanto riguarda l'occhio, ce n'è qualcuno in particolare? Allora, tra i nutraceutici più utilizzati a livello oculare abbiamo una serie di sostanze, andiamo dalla semplice, tra virgolette, vitamina C, la vitamina E, la luteina, la zeaxantina, tutte sostanze importanti per la retina. Oggi un ruolo importante lo sta assumendo anche il coenzima Q10. Il coenzima Q10 è una molecola, che agisce soprattutto a livello di parti interne della cellula, i mitocondri, che sono degli organelli all'interno della cellula, gioca un ruolo molto importante sul mantenimento della salute dei mitocondri, e il coenzima Q10 si sta studiando proprio per patologie, appunto come quella che dicevamo prima del glaucoma, patologie neurodegenerative, in cui il ruolo della prevenzione che può avere il coenzima Q10, sia somministrato per via topica, quindi in gocce oculari, ma anche assorbito per bocca, può sicuramente giocare un ruolo molto importante nella prevenzione e nella cura di questa patologia. Professore, il glaucoma è una patologia neurodegenerativa? Il glaucoma è una patologia neurodegenerativa e la grande sfida è contrastare i fenomeni
di apoptosi che portano il tessuto nervoso dovunque esso sia, dalla corteccia cerebrale, l'Alzheimer, i nuclei della base, il Parkinson o le cellule gangliari della retina, che conducono questo quindi alla morte programmata. Ruolo fondamentale sembra essere svolto dall'accumulo di proteine piegate male, ma una delle tappe fondamentali è la presenza di fenomeni ossidativi, e il coenzima Q10 è un agente fisiologico che svolge due compiti all'interno dell'organismo. Da un lato fa da cameriere e trasporta gli elettroni, quindi potenzia l'attività metabolica della cellula nervosa ovunque essa sia. Dall'altro spazza via le sostanze infiammatorie e i radicali liberi. Quindi è una sostanza che si pone perfettamente a cavallo delle due esigenze fondamentali del tessuto nervoso: avere molta energia e portare via i detriti dell'attività ossidante, perché il tessuto nervoso produce molte scorie. Professore, per chi conosce gli integratori, i nutraceutici va bene, ma può dire qualcosa in più? Coenzima Q10 deve essere ordinato dal medico, si può prendere per lungo periodo, che altro? Il coenzima Q10 è percepito da noi neurologi come una medicina vera e propria, pur essendo una sostanza self, cioè una sostanza presente nel nostro organismo normalmente. La dose è una dose che deve essere stabilita, in genere 200 mg, ma si può salire anche di più nelle patologie neurologiche. Noi la percepiamo come una medicina vera e propria, ha una tollerabilità assoluta. Perché? Perché ci sono diversi studi clinici che dimostrano l'efficacia nel rallentare la malattia di Parkinson, che dimostrano la possibilità di influenzare l'atassia spinocerebellare, che è una malattia del movimento, e anche la terapia dell'emicrania, malattia così diffusa. Infine, ci sono dei dati sorprendenti recenti che dimostrano che il livello del sangue di coenzima Q10 è inversamente proporzionale al rischio di demenza, e questo non è poco. Le tecnologie digitali oramai sono parte vitale della nostra quotidianità, ma è interessante scoprire quanto il digitale possa essere utile in fatto di salute e sanità. E soprattutto, la Digital Health può offrire servizi che corrispondano ai bisogni delle persone, migliorandone la qualità di vita. E allora, 43 associazioni di pazienti, con la collaborazione della Digital Health Academy e il contributo non condizionato di Fondazione MSD, per la seconda volta premiano le soluzioni digitali che fanno la differenza per pazienti, medici e caregiver. 70 progetti presentati, 4 i vincitori. Umanesimo digitale, tecnologico, ma cosa significa effettivamente? Bellissima domanda, perché umanesimo tecnologico e digitale è una parola molto di moda, che vediamo anche cominciare a circolare nelle parole dei nostri decisori politici, ma ha un senso solo se è un percepito dei pazienti e di chi usa le tecnologie digitali, e quindi questo da ricercatori siamo voluti andare a verificare in occasione del PDH19. Quindi abbiamo somministrato una survey alle 43 associazioni che partecipano al premio, abbiamo avuto più di 900 risposte e il risultato è stato, devo dire, un bellissimo manifesto di umanesimo digitale, perché i pazienti ci hanno detto che sì, le tecnologie digitali hanno migliorato e miglioreranno ancora di più la vita delle persone, ma non solo delle persone, hanno dato giudizi positivi anche rispetto alla propria vita personale, hanno detto miglioreranno la mia e migliorano la mia vita quotidiana, quindi come un'esperienza diretta e non solo come una ideologia o come una passione, ma proprio come un riscontrare quanto sia importante il digitale per cambiare completamente la quotidianità della malattia. Beh, si può dire umanesimo digitale 3.0, perché veramente qui il paziente è protagonista. Sì, la cosa bella di questo premio, che lo rende anche unico in Italia, forse anche in Europa, non so, spero, è che ci siano i pazienti al centro, ma soprattutto più che al centro sono coinvolti dall'inizio alla fine nel processo, e sono loro che poi decidono a chi assegnare i premi, e chiaramente l'assegnazione avviene in base a una valutazione sulla reale capacità di rispondere a un bisogno reale di chi appunto la malattia la vive ogni giorno e la sente sulla propria pelle. Ed è bello questo, ed è bello soprattutto tutto che tante associazioni diverse si uniscano in rete per fare questo, e questo è veramente una scommessa che hanno fatto e che stanno vincendo, perché dall'anno scorso a quest'anno la rete è cresciuta e speriamo che cresca in futuro. Per ulteriori info su progetti e vincitori si può consultare il sito digitalhealthacademy.com.
hanno animato le principali piazze di Roma, Torino, Milano e Bologna con flash mob dedicati alla giornata mondiale della psoriasi. Sono i ballerini inviati da Fondazione Corazza per sottolineare l'importanza di puntare l'attenzione su questa patologia, che fino a poco tempo fa era liquidata come psicosomatica, mentre oggi, grazie alla ricerca, è nota essere una patologia sistemica. Fino a non tanti anni fa la malattia psoriasica era descritta come una malattia solo di pelle e caratteristica dell'uomo sano. In realtà si è visto che questo non è proprio assolutamente vero, ma che gran parte dei pazienti presenta manifestazioni di tipo sistemico, in quanto lo stesso disturbo alla base della malattia colpisce anche le articolazioni, quindi l'artrite psoriasica, e porta il soggetto ad essere predisposto ad altre complicazioni di tipo cardiovascolare, compreso una malattia metabolica. E poi possiamo avere sintomi di tipo neurologico e psichiatrico, perché è una malattia che predispone comunque, al di là di quelli che sono solamente, al di là di quello che è un aspetto psicologico della falsa percezione di sé, i mediatori immunitari possono anche danneggiare direttamente e avere un ruolo in un'infiammazione anche dell'encefalo. Inoltre teniamo presente che in ogni caso la pelle è l'organo più esteso che abbiamo, probabilmente anche uno dei più pesanti, per cui quando vi è un'infiammazione in quella sede vi è comunque una liberazione di mediatori infiammatori che poi sono dannosi a livello di tutti gli altri organi ed apparati. La psoriasi si accompagna purtroppo spesso a stigma sociale quando ricopre aree per esempio del volto o delle mani e per questo si associa a disturbi dell'umore. La psoriasi ha un impatto psicologico importante, si stima che una grande parte dei pazienti con psoriasi siano più soggetti a dei disturbi dell'umore come la depressione, l'ansia, il disturbo ossessivo compulsivo e proprio in questi ultimi anni noi ricercatori stiamo cercando di mettere in luce quali sono i motivi per cui questo accade. Sembra che da un lato certamente essendo una malattia che ha un impatto estetico perché i pazienti quando sono nelle fasi di acuzie hanno sulla pelle proprio delle manifestazioni siano senz'altro portati ad essere più depressi, appunto più soggetti anche allo sguardo altrui e quindi abbiano una maggiore incidenza di queste problematiche, ma sembrano anche che ci siano proprio delle citochine, quindi delle cause organiche comuni ai disturbi dell'umore e alla psoriasi e quindi questo convalida ancora di più i dati della letteratura che riportano una maggiore incidenza di questi disturbi dell'umore nei pazienti affetti da psoriasi. Fondazione Corazza, oltre a fare ricerca e buona informazione, crea progetti ad hoc per stimolare l'opinione pubblica a considerare chi è affetto da psoriasi. Faccio una premessa che stanare il paziente psoriasico è molto fatica. Infatti dite, ma scusate, non c'è nessun personaggio famoso che soffre di psoriasi? Cioè chi ce l'ha si vergogna di dirlo, ma dico, non è mica una malattia contagiosa, non è una infezione tremenda. Però è così, ed è così anche la persona anonima, se può si copre e non lo dice. Quindi proprio perché non tutti sanno, la malattia viene guardata con gran sospetto e chi la porta non vuole essere guardato in quel modo lì. Noi cerchiamo di superare quindi queste barriere. Quest'anno, come si evince dal sito web giornatamondialedellapsoriasi.it, il tema che Fondazione Corazza ha impresso alla ricorrenza è la bellezza dell'imperfezione, con una mostra fotografica che mette a nudo la pelle segnata dalla psoriasi. Perché abbiamo scelto proprio di concentrarci sulla fotografia? Beh, innanzitutto perché appunto la fotografia è il mezzo espressivo che meglio consente di dare una rappresentazione della realtà reale, fedele, diciamo, e trasparente. Inoltre, appunto, come forse insomma in tanti di voi sapranno, il termine fotografia deriva dal greco phos, luce, e grafè, scrittura, quindi scrittura con la luce. L'esposizione ai raggi solari viene annoverata dai medici proprio tra le diverse terapie in grado di alleviare i sintomi della psoriasi. E appunto noi quindi abbiamo voluto dare vita a questa iniziativa che coinvolge non solo i fotografi professionisti, ma anche delle persone di cuore che hanno accettato di partecipare a questa iniziativa dimostrando un grande spirito solidale.
tra cui anche la madrina dell'iniziativa e soggetto delle fotografie, Carlotta Savorelli. Io sono l'ambasciatrice per questa giornata, ma soprattutto per questa associazione che sta facendo tanto e bene a vantaggio di tutti gli psoriasici all'interno del panorama italiano. Sono stata selezionata da loro perché ormai sono anni che collaboriamo per fare sensibilizzazione e questo progetto appena è stato presentato mi ha completamente stravolta dentro e fuori, perché l'idea di mostrarmi senza veli, tra virgolette, davanti a non solo un fotografo ma anche milioni di persone, perché poi questo progetto girerà l'Italia, girerà le piazze, girerà il social, mi ha stravolta, ma mi ha stravolta in positivo, cioè se dall'inizio ho dovuto fare i conti con me stessa e con la difficoltà di mostrare la mia parte più fragile davanti all'obiettivo, dopo ho avuto anche il beneficio di accettare me stessa attraverso quello stesso obiettivo, rivedermi, piacermi. Che è un po' quello che è il sintomo che chi soffre di psoriasi si vergogna nel mostrarsi, si vergogna nell'uscire allo scoperto e io non avevo un piano B, dovevo necessariamente uscire allo scoperto e farlo anche sentendomi bella, alle volte donna ammaliatrice, alle volte animale, alle volte pixel, sono stata tante cose tramite questi fotografi e sono rinata tante volte. La cosa bella è che adesso riesco a vedermi probabilmente in una qualità 4K, in alta risoluzione, cioè è tutto molto più bello. Tant'è che poi ho iniziato, mi sono fatta un book personale per il mio lavoro e sono uscita dall'impasse dell'imbarazzo, il tirarmi giù i pantaloni. Sembra una frase un po' tanto per dire, ma chi è nella mia categoria degli affetti da psoriasi sa benissimo a che cosa faccio riferimento. Quindi grazie a voi che date spazio a questo nostro lavoro e grazie a voi che ci aiutate a divulgare ancora di più questo verbo. È importantissimo, quindi grazie.